agli amici di Palla al Centro. Non perdiamo tempo ed andiamo subito a vedere come procedono i bellissimi campionati ACSI di calcio a 5 e di calcio a 8. Cominciamo come sempre dalla Superlega di calcio a 5. Il Bello Orizzonte continua la sua marcia a punteggio pieno, inseguito dalle due concorrenti più accreditate, Sovrana Retusa e Bubu 7. Inizia a farsi calda la situazione in fondo alla classifica, dove regna l'equilibrio e si preannuncia una lotta fino all'ultima giornata per la salvezza. Calcio a 5, Serie A. Continua la corsa a 3 per il primato. Mediterraneo, La Rustica e 3-23 accennano un primo tentativo di fuga. Staccata dal gruppo di testa, una fascia intermedia piuttosto equilibrata, che coinvolge il Mykonos del duo Cecchi-Loi. In fondo alla classifica continua a stentare il Futsal di Capitan Fedi. 5 Serie B. In Serie B l'autofficina Ciolli domina a punteggio pieno, tallonata dall'Osasuna, che può contare sull'ottimo Smonti. Qualche problema per il terzetto di coda, composto da Royalties, Vizi Virtù e Vincis. Andiamo adesso al campionato di calcio a 5 Serie C. A fare compagnia in vetta alle squadre di Via Lepanto troviamo Raglianti e Campalnoce. La classifica è spaccata in due e si fa sempre più critica la situazione della Stella Rossa, ancora a secco di punti e già troppo lontana dalle dirette concorrenti per la salvezza. Calcio a 5 Serie D Girone 1. Il Gioia Blu appare proprio inarrestabile, inseguito dai bravi brasileggi di Precianella. Mentre in zona playoff continua il mal di pareggio della Fittolese. Nessun movimento di rilievo in fondo alla classifica, dove Bahia Ibe e Pony Pizza potrebbero approfittare di ogni passo falso delle avversarie per conquistare un piazzamento per i playoff. Calcio a 5, Serie D, Girone 2. L'enigma? Non è più una sorpresa, è marcia deciso verso la D. A tenere il passo il Sussex United di Luca Franzoni. Mentre il River Plate è ancora sotto le coperte, si fa di poco complicata la situazione della Sfera Amaranto, ancora a 0 punti. Riuscirà il capitano Emilio Figliolino a dare la scossa necessaria alla squadra? Andiamo adesso a vedere la situazione a Stagno 8. Calcio 8, Serie A. Il TDT non vuole più fermarsi e continua a punteggio pieno, ma non può dormire sogni tranquilli con l'Aurora che riesce a tenere il passo. Sono in molti ad attendere il risveglio del Nugola Calcio, che dopo aver incantato nella scorsa stagione non riesce a ripetersi in questo campionato. L'Accidenti tenterà il tutto per tutto per riagganciare la coppia a 3-23 Cascosi. Calcio 8, Serie B. Fluminense e Edil AB continuano a guardare dall'alto la classifica, tallonati dall'Acristagno. Il campionato è ancora lungo e gli All Blacks vorranno sicuramente dire la loro. Ancora non si vedono segnali di ripresa dai Ragashish, che con un solo punticino chiudono la classifica. Vi ricordiamo, cari amici di Palla al Centro, che tutti i campionati sono pubblicati nelle nostre pagine di Televideo, con tutti i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale. Dalla pagina 170 della Superlega alla pagina 177 della Serie B di Calcio 8, mentre le pagine 178 e 179 sono riservate alle coppe. Le immagini e le interviste che seguirete in questa trasmissione saranno rese disponibili su YouTube per gli sportivi di tutto il mondo attraverso il sito dell'Axi, www.axicalcettolivorno.com, oltre a moltissime foto.
Buon divertimento a tutti da parte dello staff di Palacentro e della redazione sportiva. Palacentro. La vostra trasmissione.